Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare della nuova Rock Rider Race 900S e andiamo a vedere nel dettaglio tutti i suoi particolari, siccome non ce l'abbiamo qui per vederla fisicamente, ma andiamo a vedere nel dettaglio come sono state assemblate e andiamo a vedere nel dettaglio tutti i suoi particolari di questo nuovo modello che abbiamo visto utilizzare da Rock Rider Racing Team in questa stagione 2022. In praticamente quasi tutte le tappe di Coppa del Mondo, perché i percorsi di Coppa del Mondo sono molto esigenti e di conseguenza le biciclette più utilizzate sono le full suspended e di conseguenza la Race 900S. Della Race 900 Front ne abbiamo già parlato negli altri video che vi lascio qui in alto a destra se volete andarli a rivedere, se volete andare a vedere la recensione del modello della Race 900. E non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere nel dettaglio questa nuova bicicletta Race 900S, che rispetto al vecchio modello XC900S va a cambiare il carro posteriore. Il carro posteriore in questo caso è in carbonio. Nella vecchia XC900S si aveva lo stesso telaio nella parte anteriore, ma si aveva un carro in alluminio e il carro in alluminio aveva un peso assai più alto, si parla di circa mezzo chilo di differenza. Il telaio che abbiamo finalmente disponibile ha un peso senza ammortizzatore di 1980 grammi, telaio che è stato lavorato molto. Questo modello pesa 11,5 kg in taglia M, senza pedali, con le camere d'aria. Come ho detto prima, c'è un nuovo carro posteriore. Questa bicicletta è stata lavorata basandosi su tre punti. Il primo punto è quello della leggerezza del carro posteriore. Rispetto al vecchio carro posteriore, come vi ho detto prima, si è andato a guadagnare all'incirca mezzo chilo. Il resto del telaio è comunque abbastanza pesante rispetto a altri marchi, ma questa pesantezza è giustificata dal secondo punto che è stato sviluppato, ovvero la rigidità. È un telaio anche molto rigido, è stato lavorato apposta per darvi la performance più alta possibile. Difatti si può notare la grandezza del movimento centrale che ci assicura tanta rigidità in abbinata al carro posteriore. L'altro punto fondamentale che è stato curato in questo telaio è la precisione nella direzione. I componenti che invece sono stati scelti per i modelli che troviamo nel sito decathlon.it, se volete andare a darci un'occhiata qui sotto in descrizione vi lascio il link a tutti e quattro i modelli, perché lo troviamo in quattro configurazioni, in più gli altri due modelli, quelli più economici, l'XC500 e l'XC900S, che sono gli stessi modelli col carro posteriore in alluminio e di conseguenza diventa anche un modello più economico e quindi più abbordabile a tutti. Sui nuovi quattro modelli della Race 900S troviamo una forcella anteriore da 120 mm e posteriore da 120 mm. Tutte e due sono delle RockShox, anteriormente troviamo la RockShox Reba con escursione da 120 mm, steli da 32 mm per un peso complessivo di 1670 grammi. L'ammortizzatore posteriore è un RockShox Seed Lux Select dal peso di 236 grammi, che si adatta perfettamente alla cinematica di questa bicicletta, è stato lavorato appositamente con RockShox. E le sospensioni in questo caso abbiamo il blocco di RockShox, non più il classico combo lock che abbiamo visto su quasi tutte le altre biciclette, che si blocca a due posizioni. Andiamo a vedere velocemente le geometrie di questa bici. Troviamo un angolo sterzo di 68 gradi, un angolo piantone di 73 gradi, che la rendono sicuramente una bicicletta molto guidabile, molto divertente e in abbinata al 120 anteriore e posteriore, che ci fa andare ovunque, ci fa superare più facilmente gli ostacoli. Come nella Rock Rider Race 900 sono applicate delle pellicole effetto mariposa sia nella parte alta del telaio, che quindi vanno a proteggere quando giriamo troppo velocemente il manubrio, che la parte del carro posteriore dove passa la catena. Queste due accortezze fanno sì che il nostro telaio sia sempre più protetto e è un bene che li troviamo già di serie. I freni che sono stati montati sono i classici SRAM LLT con disco anteriore da 180 mm e disco posteriore da 160 mm, perfetta combinazione per una bicicletta full suspended. I copertoni che sono stati montati in questo caso sono degli Hutchinson Kraken modello Racing Lab, ovvero il modello top di gamma che realizza Hutchinson. La loro larghezza è da 2,3 sia all'anteriore che al posteriore e il copertone posteriore è il modello Askin, ovvero il modello rinforzato.
Se non avete visto il video della mia Rock Rider Race 900, ho parlato veramente molto bene di questi copertoni, perché inizialmente non pensavo che potevano andare così bene, ma poi l'utilizzo mi hanno veramente stupito e quindi sono anche contento di dirvi che li possiamo trovare anche su questo modello. La sella che è stata montata è una Physic Argovento, da tenere in considerazione che nella taglia SM troviamo quella con lunghezza 350 e nella taglia LXL troviamo quella con la larghezza 400, quindi stesso modello di sella, la Argovento, se non sbaglio dovrebbe essere la R3 con due diverse lunghezze in base alla taglia, e stessa cosa la possiamo trovare nella lunghezza delle pedivelle, perché troviamo delle pedivelle stilo con lunghezza da 170 mm in taglia SM e lunghezza da 175 mm in taglia LXL, che si va ad adattare quindi alla grandezza poi dell'utilizzatore. E ora andiamo a vedere quali sono le quattro combinazioni. Come nel modello front, siamo andati a vedere quali erano le quattro combinazioni. In questo caso abbiamo le stesse quattro combinazioni, quindi possiamo andare a scegliere il tipo di ruota che andiamo a montare. Abbiamo a disposizione le maniche Crossmax con canale all'interno da 25 mm ed un peso di 1760 grammi, con l'alternativa delle Reynolds TR309 con un peso da 1665 grammi e un canale interno da 30 mm all'anteriore e 28 al posteriore. Il bello di queste ruote è che sono garantita vita, e se volete qualche dettaglio in più andate a rivedervi, come vi ho detto prima, il video della mia Rock Rider Race 900, che vi lascio qui in alto a destra e poi lo troverete anche a fine video. Queste quattro combinazioni, oltre alle ruote, posso andare a scegliere il tipo di cambio che voglio. Ho la possibilità di scegliere tra lo SRAM GX meccanico o lo SRAM GX AXS. Ognuna di queste quattro combinazioni vale il prezzo. Attualmente che sto registrando il video, la combinazione con la base, ovvero con le ruote in alluminio e il cambio meccanico, costa 2.999 euro. L'alternativa con o il gruppo XS o le ruote in carbonio viene 3.499 euro, e l'alternativa con le ruote in carbonio e il cambio XS viene 3.999 euro. Quindi ogni step migliore che voglio andare ad aggiungere aggiungo 500 euro a bici. La miglior combinazione anche in questo caso, secondo me, per non andare a spendere troppo, è quella con le ruote in carbonio e il cambio meccanico, perché abbiamo delle ruote qualitativamente alte, delle ruote che di listino hanno un prezzo elevato, e abbiamo comunque un cambio affidabile. In questo caso però possiamo anche tenere in considerazione che se abbiamo un cambio AXS abbiamo la possibilità di andare a mettere il cavo del freno posteriore all'interno del telaio piuttosto che metterlo esternamente. C'è la possibilità di andarlo a mettere esternamente, se si ha il cambio meccanico si è obbligati ad andarlo a mettere esternamente, ma è molto più bella la bicicletta se andiamo a mettere il cavo all'interno del telaio. È tutta un'altra cosa, e quindi tenete in considerazione che con un cambio XS risolvete questo problema, e dalle foto teoricamente, se la ordinate con la XS, vi arriva già con il cavo integrato all'interno. Sapete che c'ha una reggisella largo 31,6, ovviamente si può andare a mettere un reggisella telescopico che ha la larghezza di reggisella da 31,6, quindi una delle misure più utilizzate, è una cosa che vi conviene fare quando acquistate questa bicicletta, perché vi cambia proprio lo stile di vita. E prima, andando a parlare delle guarniture, mi sono dimenticato di dirvi che si possono andare a mettere delle guarniture dalla 30 fino alla 36 senza problemi. Questa viene data di base con una guarnitura da 32 denti e posteriormente troviamo una cassetta classica SRAM GX con una rapportatura 10-52, rapportatura 32-10-52 che vi consente di andare dappertutto. Poi dipende in base a quanta gamba avete, se andare a tenere il 32 oppure mettere un 34, addirittura un 36. Altra cosa da vedere in questo telaio, essendo un telaio full, si può andare a mettere un portaborraccia, e piccolo punto a sfavore di questa bicicletta se magari facciamo dei giri tanto lunghi. E parlando proprio di lunghe distanze, di grandi giri, in questa stagione Stéphane Tempier è riuscito a vincere in sella questa bicicletta il campionato nazionale francese. E non vi dico altro, vi anticipo che prossimamente uscirà anche il video recensione della Rock Rider XC500S, quindi il modello più economico delle biciclette full, la parte anteriore diciamo del telaio è uguale alla Race 900. Non vi anticipo altro e vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video, e se lo fate siete dei grandi, e non dimenticatevi di mettere anche un bel like se questo video vi è piaciuto, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima!